C'è un minuto proprio in questo momento che live sta. From Via Massena 2, ciao, Milano. Ciao ragazzi, siamo sempre Valentina Andres come tutti i giorni in diretta. In diretta, sì. Live, perché ho visto ieri la Royal Rumble del wrestling, era un po' in arretrato con le visioni, allora c'è tutto questo spirito di annunciazione americana. Allora chiamiamo le trombette, perché dobbiamo fare degli auguri a Enrico, che è il nostro assistente di produzione qua. Auguri, auguri, tanti auguri. E alla mia nonna Iole, che compie gli anni, quindi tanti auguri. Auguri a entrambi, poi ci saranno anche tanti altri, però noi facciamo gli auguri solo a chi ci sta simpatico a noi. Sì, noi possiamo. Allora, anche oggi grandi ospiti, 88 Bros, questo duo segreto di cui nessuno conosce l'identità, che è uscita con un album, e poi? E poi Claudia Mendola, che ci presenta il suo nuovo film da regista, il primo, che si chiama La Mossa del Pinguino, che è uscito il 6 marzo, quindi probabilmente avete già avuto modo di vederlo. Continuano i grandi ospiti del cinema cui occupa i DJ, quindi vediamo la notizia del giorno. Notizia del giorno, questa volta ti passo la palla, Andres. E la palla la prendo volentieri, la metto al centro e do il calcio d'inizio, perché parliamo proprio di calcio. Sì. Specialmente andiamo in Spagna, al Valladolid. Uh-huh. Un centrocampista che si chiama Fausto Rossi, ovviamente italiano, ha avuto la sua rivincita. Che cosa è successo? In una squadra di media classifica in Spagna è riuscito a fare il gol vincente che ha sancito l'1-0 contro niente proprio di meno che Barcellona. Il Barcellona di Leo Messi e di Neymar. Quindi insomma una bella rivincita, perché lui ha avuto anche periodi un po' difficoltosi. Comunque arriva dalla Serie B, ha militato nelle giovanili prima della Juve, poi ha giocato in Brescia, poi Vicenza. Però ciò nonostante è molto umile e non si è montato la testa appunto per aver segnato contro Leo Messi. Assolutamente, nonostante tutti abbiano gridato al miracolo, fenomeno, talento, talento che evidentemente lui ha, classe 1990, non si è scomposto più di tanto. Gli hanno detto com'è giocare davanti a quasi 100.000 persone al Camp Nou. Ah, onesto. Ma arricchente, arricchente, cavolo, cioè davanti c'è chi si emoziona anche solo guardando lo stadio vuoto al Camp Nou facendo il tour, quindi insomma. Quindi è un bel esempio di rivincita, di riscatto, e proprio di questo parliamo oggi, quindi la call del giorno parlerà di questo. Leggiamola assieme. Vediamo la call. Vediamo. Allora, call del giorno. Che dice: raccontaci di quella volta in cui hai pensato ecco la mia rivincita con l'hashtag. Quindi scriveteci sulla pagina di Occupy DJ, Twitter @OccupyDJ, il numero di WhatsApp 342 87 95 900. Esattamente, quindi se tu hai fatto la call, io sono autorizzato a lanciare la tweet parade. 4, 3, 2, 1. Tweet parade che arriva alle 15.03, siamo perfettamente nella tabella di marcia, siamo spediti. Vai, treno. Vediamo, numero 5, tweet parade di oggi sulla rivincita. Norman P91, il tirocinante è l'ultima ruota del carro e te ne accorgi perché nessuno ti offre le frittelle lì sul tavolo. Verrà la mia rivalsa, soprattutto quando andrai a pesarti dopo aver mangiato le frittelle, perché sai, sono pesantucce. Dici che non è... Numero 4. Vediamo chi c'è. Miss San Marco dice: mio padre punta a 200 followers da 6 mesi, io mi sono iscritta ieri e ne ho 202. Ho avuto la mia rivincita, padre. Vabbè, però forse perché ha messo una foto di un manga, non so, riesce a catturare. Non così credo sia per quello. No? No, per cosa? Direi di no. Stai insinuando? Sì, numero 3. Insinuando. Paola Peredos dice: vabbè, oggi non ho cambiato il mondo, però nemmeno lui ha cambiato me. Palla al centro e domani ce la giochiamo di nuovo. Avrà più di 202 followers, sì, Paola Peredos, dici? Numero 2. Abbiamo la Carse, quindi di DJ, dice: gentile ragazza che a yoga provi a ciularmi il tappetino col mio nome, per ripicca ti piazzi davanti a me, non sei buona comunque, ciao. Così, impietosa la Carse, come sempre del resto, la salutiamo. Numero 1. Alpha Dance dice: lei, giochiamo che il primo che urla perde? Lui: allora ho vinto ieri notte, vuoi la rivincita? Piacione. Mamma mia, con questa voce, Andres. Sigla. Allora, facciamo una camminata. Sì, facciamo una camminata. Che sudata, ragazzi. Perché vogliamo ricordarvi un appuntamento: il 13 di marzo esce al cinema un film molto atteso per tutti gli appassionati di videogames, in particolare, che si chiama Need for Speed. Esatto, stiamo vedendo l'immagine alle nostre spalle, vi racconto brevemente la trama. Toby ha una vita tranquilla, fa il meccanico di auto, ha il vizio delle corse clandestine, è tutto normale, finché succede qualcosa di inaspettato, viene incastrato per un crimine che non ha commesso. Allora passa tutta la sua vita a meditare vendetta. Esatto.
Esatto, e noi regaliamo due biglietti e due videogame a chi ci dimostra di essere veramente fan di Need for Speed. Esatto. A fine puntata diremo i nomi dei regalandi. Scriveteci su Facebook, su Twitter, su WhatsApp, i contatti tanto li sapete, fateci vedere che siete veramente dei fan di Need for Speed. E adesso cosa abbiamo, Andres? Adesso abbiamo Coming Home, il video degli 88 Bros. Diamo il benvenuto agli 88 Bros. Ciao, ciao, ciao a tutti. Benvenuti. Questa era l'anteprima, tra l'altro, televisiva del video, esclusiva qui per Occupy DJ, quindi vi ringraziamo per aver scelto noi come palco. Ed è anche la vostra prima apparizione televisiva, sì, proprio. Sì, una mezza apparizione, perché non ci vuole farci vedere. Non so dove guardare esattamente, non riesco a guardarvi. Però sento le voci. Anche noi non sappiamo, non vi vediamo in realtà. Allora, 88 Bros, che progetto è? Come nasce? Un progetto che nasce un esperimento soprattutto, no? Abbiamo provato a riprendere un certo immaginario mods degli anni 60-70 e a riportarlo al giorno d'oggi, no? E quindi si è creata questa confusione che fa un po' 2088, nel senso che l'88, che è il nome che ci portiamo dietro, è stato un anno fantastico da un punto di vista musicale a livello mondiale. È uscito Bad di Michael Jackson, per dirne una, è uscita Reckless di Afrika Bambaataa. È stato un anno che ha diviso due epoche. Tumultuoso. Esatto. Sì. Abbiamo provato a creare questa confusione, questo cortocircuito da un punto di vista musicale, e quindi è venuto fuori questo EP che contiene pezzi electro, contiene pezzi trap, dancehall. Ho sentito molto Dubs, eterogeneo, infatti. C'è un po' tutto dentro, ma anche la gente che ha collaborato è veramente variegata. Mm. Abbiamo scelto quelli che più ci ispiravano artisticamente in generale, che conoscevamo, e gli abbiamo proposto il progetto, è piaciuto a tutti. È un album molto corale, infatti, sono quasi tutti pezzi in featuring. Sì. Tra cui il featuring un po' più particolare è Tullio De Piscopo, che è un po'... il king delle percussioni, no? Certo. In Italia. L'EP si apre con il king del party rap, che è Curtis Blow, che ci ha fatto uno skit. Si chiude con Tullio perché la prima cosa che abbiamo fatto in questa vacanza pugliese l'estate scorsa è stata fare un remix di Andamento Lento, che è del 1988. E poi da lì lui ci ha contattati, e quindi è tutto un mistero. Ecco perché non ci va neanche di farci vedere. Ecco perché le facce non le vedete, perché è nato tutto come un mistero e preferiamo far parlare la musica più che la faccia. Ma con i vostri collaboratori invece vi mostrate o rimanete? Ma in realtà sai cosa? Si è creata una confusione così tale nella produzione del disco, perché ha collaborato così tanta gente, che probabilmente se chiedi a uno X dei featuring che ci sono, probabilmente non ti sa dire neanche lui chi sono gli 88 Bros, perché c'è veramente confusione nel disco, che è quello che ci è piaciuto veramente tirar fuori. Poi si capita anche spesso di lavorare a distanza, immagino sia stato così anche per voi. Sì, assolutamente sì, ma poi... è l'epoca di Occupy, no? Quindi è anche quello, no? Anonymous, il fatto di non per forza mettere il viso come primo specchio, come prima immagine di un progetto creativo musicale, no? Certo, quindi perché tanto è la musica che deve arrivare prima. Nel nostro caso sì, e questo non significa che non siamo belli da vedere, però significa un po' mettere in primo piano il progetto. In realtà c'è anche quell'idea sempre più diffusa del... guardo prima la faccia di chi c'è dietro. Se è uno che mi piace, a priori dico che mi piace quel pezzo lì. Se è uno che non mi piace, a priori dico che non mi piace. Allora noi abbiamo cercato di mettere il pubblico in difficoltà dicendo: tu ascolta il disco senza sapere chi c'è dietro. E non solo il pubblico, ma anche gli addetti ai lavori, vero? Esatto. Molto spesso anche noi stessi. È andato bene questo album, sta andando bene, perché c'è stato un grande interessamento da parte degli organi di stampa e da internet, giusto? Certo, il primo è stato un blog americano che si chiama Do Android Dance, che è molto seguito e che anche lì ha esordito parlando del progetto, chiedendosi chi ci fosse dietro, ipotizzando anche dei nomi X come Riva Star piuttosto che Crookers. È anche bello questo, diciamo, più che un progetto musicale è un po' una gang di persone che crea un film sostanzialmente, un film che non si vede. Poi anche il video, come avete visto, ha un po' quel sapore blaxploitation che è un po' alla base di tutto. Abbiamo messo assieme un po' di amici, da producer ad artisti come Wake, che ha realizzato i teschi sulla copertina, che sono fantastici. Che è stato già anche qui da noi, infatti l'avevamo visti tra le sue abbiamo opere. Abbiamo visto prima, sì, la copertina, che l'abbiamo qua. Eccola qui, ma come mai avete deciso di dividere l'album in due, cioè Fucking Dancer e Fucking Danger? In realtà perché ci sono delle tracce che vorremmo far interpretare ad altra gente. E ci sono anche altre tracce che musicalmente non vedevamo all'interno di questo EP, e quindi abbiamo cercato di
tenerle da parte per produrne un secondo EP, perché i featuring poi, una volta spiegato il progetto, i featuring sono diventati veramente tanti e quindi abbiamo cercato di chiudere quelli per dare quel suono lì, computer music, al primo CD e magari il secondo dargli una svolta totalmente diversa. Sono anche diversa. Un po' le due anime del progetto, quella un po' più dancer, quindi ballare, club, dance floor, eccetera, e quella anche un po' più danger, che sono che per noi è un po' l'angolazione, un po' più trap, un po' più Mumbaton, che sono generi musicali terribilmente pericolosi, secondo me. Sì, ragazzi, diciamo qualche nome di quelli che hanno collaborato, sì, visto Space che ne stiamo One, parlando. Taiwan. Ma... Space One, tra l'altro, che è tornato sul nostro disco a fare rap in inglese. In inglese, gliel'abbiamo chiesto esplicitamente, lui si è gasato tantissimo perché non rappava in inglese da tantissimo tempo, quindi ha rirappato in inglese. Mi è piaciuta. Poi qualche altro nome, Andres? C'è anche il mio, sì, vabbè, abbiamo collaborato, quindi io so chi sono gli 88 Bros, ma non ve lo dirò. Però tra l'altro, voi normalmente utilizzate altre maschere che sono proprio ispirate a queste, sì, opere. Sì, il normalmente non esiste, nel senso, okay, che è una cosa nata ieri, quindi ci stiamo un po' creando tutto un nostro immaginario, un nostro film, o flash se vogliamo. Sì, magari per le prime cose live che ci stanno proponendo c'è l'ipotesi di creare un sound system sul palco, un po' modello Carnival, Notting Hill, per dire, no? Però portare dal vivo queste maschere, sì, i teschi, queste maschere qui che sono sempre realizzate da Fabio Wake, che sono veramente belle. Va bene, allora grazie Francesco, grazie Stefano, i nomi di fantasia così, sì, per confondere le acque, vi auguriamo il meglio, speriamo di vedervi live. Va bene, da alla qualche prossima, parte. Grazie a voi. State grazie, bene. Grazie, ciao, ciao. Di essere stati qui da noi. Sì, e noi ci vediamo visto. Dopo la pubblicità con Claudia Mendola. Quindici e 17, siamo tornati dopo la pubblicità a Occupy DJ. Ora devo andare sulla 4, giusto? Eccoci. Qual è la domanda del giorno? Leggiamola, vale? Insieme, oggi parliamo di rivincita. Raccontaci di quella volta in cui hai pensato, ecco la mia rivincita. Leggiamo qualche risposta. Vediamo che cosa ci avete scritto e da dove. Da Facebook, Maria Giovanna Oddo dice: la mia rivincita è essere ad un passo dalla laurea, quando tutti mi dicevano di essere poco preparata e troppo fancazzista per proseguire gli studi. Alla faccia vostra, capre, capre, capre. Brava, brava Maria Giovanna. Esatto, brava. Complimenti. Vediamo la prossima risposta da Twitter. Andrea Rusowski dice: la vera rivincita sarebbe sgamare un vegano mentre ingurgita un kebab. Hashtag la mia rivincita. I piccoli piaceri della vita, il kebab è tra questi, anche secondo me. Da Twitter, Fiorindo Gioia dice: la mia rivincita è stata ricevere delle scuse sincere dopo mesi di attesa, senza pretenderle. Tempo al tempo tutto torna, bisogna rimanere così, tenaci, sì, e poi alla fine sono le altre persone che cedono. Giusto, giusto. E allora noi, Caminatina, anche adesso, parliamo di rivincita e lo facciamo accogliendo in studio Claudia Mendola, che ci presenta il suo primo film da regista, La Mossa del Pinguino. Noi ci guardiamo il trailer. Vediamo il trailer. La Mossa del Pinguino, dal 6 marzo al cinema, il regista è qui con noi, Claudio Mendola. Grazie, benvenuto. Grazie. Grande onore averti qui in studio, sì, da ma noi. Figurati, emozione per me stare in un mondo di giovanotti. Perché tu hai 30 anni di carriera alle spalle e al 51 cinema di vita, quindi. Però sicuramente ti annoveriamo tra la nostra categoria. Però è il tuo debutto al cinema, come sei emozionato, per quanto si possa essere emozionato? Sì, sono emozionatissimo ed è anche uno dei motivi per cui ho fatto questo passo, perché l'emozione è un delitto perderla. E un pochino dopo 33 anni a fare l'attore, un po', insomma, voglio dire, diciamo che non mi sorprendevo più e questo non mi sta bene. Io vorrei sorprendermi pure del modo in cui morirò, quindi insomma volevo rimettermi in gioco, volevo vedere se tutti questi anni di spugna dove ho rubato a tutti quelli con i quali ho lavorato poi portavano a qualcosa, e sono molto contento, non solo per il film ma anche perché a livello umano è stata una cosa fortissima. Quindi è per questo che hai deciso di non prendere parte al film come attore ma di rimanerne al di fuori, diciamo. Sì, proprio per questo, per avere un attore in più da dirigere, che è una cosa meravigliosa dirigere gli attori, eppure perché non sapevo fino a che punto sarei stato capace di controllare il mio egocentrismo, perché insomma non avrei mai voluto mettere un conflitto di interessi tra l'attore e il regista, perché per fare il mio mestiere devi essere in qualche modo egocentrico, in qualche modo uno che
No, che gli piace apparire, certo. Se no voglio dire fai un'altra cosa. E allora il regista che gli avrebbe detto a quell'attore un po' prepotente che sono io? Meglio farlo fare altro. Senti, ma com'è passare dall'altra parte? Tu hai aspettato tanto, 30 anni per il debutto come regista, come mai così tanto? Perché volevo essere sicuro di avere la storia che volevo raccontare, perché volevo essere sicuro di essere pronto, perché non è proprio la cosa più semplice del mondo, vi garantisco. Perché tutte le storie che avevo approcciato fino adesso non mi convincevano fino in fondo, perché per fortuna ho fatto un sacco di roba da attore, quindi perché la regia e lo scrivere un film ti prende un pezzo della tua vita importante, lungo, noi ci abbiamo messo tanto a scriverlo. Ti ha aiutato nella sceneggiatura Edoardo Leo, sì. È vero? L'abbiamo scritto insieme, che è il protagonista del film, attore del momento e sì, è stato bello impegnato quest'anno, perché è stato da noi qualche mese fa a presentarci. Mi sa che mo torna pure, perché ce n'è un altro, li sforna come cornetti caldi la mattina. E quindi sì, no, Edoardo, Marichi, Memphis, che la mia anima candida, con la quale io mi veramente c'è cioè una un sodalizio, un sodalizio trentennale. Antonello, che vabbè, un fratello acquisito da televisione, e la perla del cast, che è Ennio Fantastichini, che voi siete molto giovani, non lo sapete, ma è il più grande attore che c'è in Italia. Wow. Quindi raccontaci a grandi linee la trama, abbiamo visto prima il trailer. La trama è semplice, perché come il vostro assistente di studio ha fatto tanti anni fa, me l'ho scoperto oggi. Anche noi. E sì. Anche voi l'avete scoperto oggi, è il fatto che nel 2005, quando ci sono state le Olimpiadi qui invernali a Torino, avevamo una squadra qualificata di diritto a tutte le discipline, e l'idea di questi quattro disgraziati, di questi quattro uomini che vivono una piccola miseria per uno, hanno l'idea di provare ad andare alle Olimpiadi, perché comunque il curling era una disciplina assolutamente sconosciuta, apparentemente, solo apparentemente facile, e pensano di poterlo fare. Questo è il gancio, la metafora che volevamo usare per raccontare che, insomma, anche in questo paese, nonostante tutto, c'è ancora la possibilità di coltivare un sogno. Questa possibilità non va mai abbandonata, non è tanto l'importante che il sogno riesca, ma l'importante è provarci. Questo ci interessava a tutti, a me mi interessa dirlo alla mia età, che non è veneranda, però insomma un po' più grande, però se c'è una cosa che mi va di dire è che cazzarola, non smettete mai di sognare neanche un secondo, perché comunque vale la pena viverla una vita così, una vita senza sogni. Un po' insipida. Senti, ma la scelta degli attori come è venuta? Perché ci sono tanti attori con cui hai già lavorato, comunque pilastri del cinema. Li hai scelti anche in base alle caratteristiche tecnico-sportive, per caso? No, perché comunque l'importante è che erano che fossero stati assolutamente scevri dal curling. Non era difficile. No, infatti. Però... Quindi quanto studio c'è anche dietro allo sport? Guarda, dietro allo sport studio poco. I miei protagonisti dovevano cadere sul ghiaccio e loro sono caduti perfettamente. Ma la voglia di raccontare lo sport sì, perché per me lo sport è stato una pietra miliare della vita. Ma mano a mano che cresco, mano a mano che passano gli anni, lo amo sempre meno lo sport principale di questo paese, perché ormai non è più uno sport, è un'accozzaglia di leggi sbagliate, di doping, di stronzate che non vorrei mai più vedere in vita mia. Invece lo sport per me rimane una cosa fortissima, una cosa di formazione importante. Chi ama lo sport ama la fatica, ama il sacrificio, ama la rinuncia, ama cercare di arrivare a un obiettivo, come dice nel film il protagonista, 4 anni di fatica, di rinunce per arrivare a saltare un centimetro in più, non per vincere ma per esserci. Questo secondo me è un bel, brutta parola, messaggio, però è così. Infatti quello che ne esce dal film è anche lo spirito di squadra fra di loro, quindi la voglia di sostenersi a vicenda per raggiungere un obiettivo in questo assolutamente caso. Sì, questi quattro personaggi molto diversi tra loro formano comunque un nucleo abbastanza compatto, e in un'epoca in cui facciamo fatica a sfiorarci, in cui ci salutiamo con le tastiere, in cui a malapena se ci incontriamo, perché va bene che ci mandiamo messaggi da schermo a schermo, cosa che a me mi mette un po' in difficoltà,
Io scrivo ancora delle lettere a penna, pensa, poi non so a chi spedirle, perché, però le scrivo. Mi ricordo che ti ho sentito dire in un'intervista anche che tipo tra carta e contanti tu preferisci i contanti, sei uno molto analogico tu. Io sono molto terreno, io non preferisci so capace... Preferisci il contatto, quindi. Io preferisco il contatto con un libro che con un videolibro, preferisco andare al cinema che vedere un film sul computer, preferisco incontrare una persona e parlarci che mandargli un SMS. Ma sono anacronistico io, lo so di essere anacronistico, però ho difficoltà a rapportarmi e soprattutto il fatto di non rapportarmi con i social, con tutto, a parte le cose di lavoro, che comunque il biglietto del treno me lo mandano per mail, la devo aprire per forza, però per il resto io... A questo punto è diventato anche un sacrosanto diritto di non partecipare. Ecco. Vorrei che fosse difeso. Sì, un baluardo. Sì. Senti, abbiamo parlato tanto del film, io mi vedrei due estratti, sì, poi torniamo a parlare con Claudio. Lo sport delle bocce è applicato agli sport invernali, tant'è che uno dei protagonisti insegna bocce. Uno dei protagonisti è un gran campione di bocce, è un po' così per noi che non lo conosciamo e lo vediamo per le volte, la cosa che somiglia di più in effetti sono le bocce. Ma non è così, è uno sport complicatissimo che ha una strategia, un gesto fisico, quelli veri che si sdraiano praticamente sul ghiaccio, non è una cosa semplicissima, ma è l'unico sport rimasto pulito, è l'unico sport, è uno sport dove non ci sono arbitri. Ti pare che esiste? Ah, sì, non ci lo sapevo. No, non ci sono arbitri perché la base di questo sport è il fair play. Certo, se fosse a base della vita sarebbe meglio, però va bene così. Anche gli altri personaggi sono vagamente ispirati all'attualità italiana che viviamo nei nostri giorni, tipo Bruno, il protagonista appunto, è un uomo che non vuole crescere, è affezionato alla sua partita di calcetto. Esatto, ma per fortuna di fianco una donna, Francesca Einaudi, che in questo caso pensa a lei a tenere le redini, esatto, della casa. Ma no? Per fortuna come sempre, io non... Cioè, sono un grandissimo estimatore delle donne in quanto tali, penso che se non ci fossero loro saremmo disperati, ma per la capacità di leggere le situazioni per quelle che sono. Questo personaggio che Francesca Einaudi, tra l'altro, secondo me fa benissimo, è la donna con la D maiuscola, c'è una sola donna in questo film che vale più di tutti e quattro gli uomini. È lei che comunque non rinuncia a sognare, ma cerca di bilanciare il sogno e la realtà. C'hanno un figlio, c'è un ragazzino che sta crescendo e non può non essere la priorità. Quindi il sogno va bene, però se riusciamo anche a mantenere una certa connessione con la realtà. Connessione, parola moderna. E lei è veramente un personaggio che amo tantissimo, perché è una donna arrivata a 30 anni che in un certo modo ha l'obbligo di mettersi sulle spalle il peso della famiglia, il peso della quotidianità, della fatica quotidiana, quella che è una delle cose più belle delle persone, quando tutti noi, chi più, chi meno, chi più fortunato, chi meno fortunato, poi ha una fatica da assolvere. E lei lo fa, nonostante il marito non lo faccia, e soprattutto a un certo punto è anche disposta a perdonare. E io il perdono è una cosa che amo. Una generale, cosa che anche questa appartiene, perdonare anche questa appartiene poco ai giorni nostri. Molto sì. Poco, molto poco, però perdonare è una cosa bellissima. Essere perdonati ancora di ancora più. Claudio, noi ti abbiamo visto in questi anni di carriera come attore, sceneggiatore, regista, doppiatore. C'è qualcosa che vorresti fare al di fuori del mondo invece dello spettacolo? Qualcosa che ti manca? Sì. Sì, mi mancano un sacco di viaggi, mi mancano un sacco di libri, mi mancano un sacco di robe da recuperare. Però so pure di avere tempo per farlo ed è uno dei progetti, insomma, ancora un po' di lavoro. E poi aspettando che Rocco, che ha 15 anni adesso, ne faccia 18. Diventa l'età più problematica questa. Sì, infatti. Ma insomma, secondo me è l'età migliore, non è problematica per niente, con le mie figlie non lo è stato. Se i genitori si guadagnano la stima dei figli, non sarà un problema. Io so che mio figlio stima me e stima la madre. E quindi se c'è un problema, ce lo dice. Senti, come tanti altri film, per chiudere, questo è intriso di messaggi, tanti altri film a cui hai preso parte, intriso di messaggi in modalità commedia. Pensi di aver raggiunto l'obiettivo che ti eri prefisso?
Sì. Sinceramente sì, io volevo fare questo tipo di film. Non mi vergogno a dire che non abbiamo ancora colto l'obiettivo che volevamo. Il film sta andando benissimo a Roma, nel centro Italia, sta faticando al nord e al sud, e io vi prego, andatelo a vedere, perché secondo me invece non troverete un film che non è solo una commedia, c'è cioè una parte sentimentale, una parte di rapporto riflessione, padre e figlio tra Ricky Memphis e il padre, molto toccante, molto bella, è un po' di più di una commediucola per ridere, quindi se ve va... Certo, noi sicuramente andremo a vederlo sì, questo grazie weekend. Ricordiamo l'appuntamento, visto, sì, quindi la mostra del pinguino. E sai perché a Milano non va bene? Perché c'è un sacco di cose da fare, dovevo andare al cinema, non ho potuto. Adesso grazie Claudio, grazie ti mille Claudio. Grazie, grazie a voi. Con noi, è stato un grande grazie piacere. Grazie mille. Grazie. Noi facciamo la comunicazione di sì, servizio, ovvero, vale? Ovvero diciamo i nomi dei fortunati che si aggiudicano i biglietti ed è Conrad Anmor e invece i giochi se li aggiudicano Pitbull 90 e Matty George. Complimenti. Complimenti. Vabbè, noi ci vediamo domani, a domani. Quindi vi rinnoviamo l'appuntamento. Sì. Domani vi lasciamo con The Flow. Ciao, ciao zio. Belli.